Sono trascorsi 12 mesi da quando nel febbraio del 2020 Patrick Zaki venne arrestato all'aeroporto del Cairo, provenendo da Bologna, la sua città adottiva, dove stava studiando a un master in studi di genere, e voleva incontrare la sua famiglia, ma non ci è riuscito perché è stato fermato, arrestato e dall'8 di febbraio per un anno sottoposto a continui rinvii della detenzione preventiva, dunque senza processo, senza possibilità di difendersi, in condizioni detentive molto dure, senza alcuna prospettiva nel breve periodo di vedere la fine di questa situazione terribile. L'appello è duplice al governo egiziano perché ponga fine a questo calvario. Patrick Zaki è un prigioniero di coscienza, un ricercatore sui diritti umani che nel 2019 ha deciso di lasciare il suo paese per darsi un futuro accademico e vorrei dire di vita in Italia. E dunque non è una persona che né in Egitto né in Italia ha cospirato, sobillato, incitato, minacciato. La chiave della cella di Patrick dunque è nelle mani del governo egiziano, ma noi riteniamo che quella chiave possa girare e aprire la cella anche se il governo italiano fa qualcosa di più rispetto a quello che è stato fatto in questi 12 mesi, cioè un'azione più incisiva, che non si limiti solo a mandare, cosa pure importante, osservatori alle udienze e che però ha trovato un limite nel fatto che se un'udienza delle oltre 20 che ci sono state in questi 12 mesi andava male, si diceva vabbè, vediamo la prossima come va. E questo è insufficiente, questa strategia non tiene conto dell'urgenza di far uscire dal carcere un prigioniero innocente e che oltretutto per le sue condizioni di salute, ricordiamo che è asmatico, rischia di contrarre il coronavirus. L'appello che facciamo al prossimo governo dunque è di tenere conto di questa moltitudine di richieste che arrivano da ogni luogo d'Italia affinché Patrick sia liberato al più presto. La proposta di concedere cittadinanza italiana a Patrick Zaki, Amnesty International la sta valutando. Da un lato è chiaro che tutte le iniziative che contribuiscono a rendere quella di Patrick una storia anche italiana vanno esaminate con attenzione. Il nostro compito in questo momento è di valutare se questa decisione potrebbe avere un impatto e quale impatto, se positivo o negativo, in Egitto, sulla famiglia di Patrick e sulle persone a lui vicine. Una volta che faremo questa valutazione, prenderemo una posizione.